Mele, pesche, albicocche, kiwi, ananas, che bel cesto! La frutta fa bene alla salute e l'Italia ha un patrimonio enorme da sfruttare e da valorizzare. Perché la frutta sia buona da mangiare e bella da vedere, ci sono tanti bravi ricercatori all'opera come Pietro Tonutti del Sant'Anna di Pisa. Come si fa a rendere la frutta bella e buona? Lavorando molto in campo, perché la qualità si fa ovviamente in campo, formando gli agricoltori, formando le nuove generazioni di agricoltori, ma anche di ricercatori. Ecco. Renderla bella e attraente non vuol dire comprometterne la genuinità? No, sono due parametri qualitativi che nel passato forse potevano essere distanti. Adesso con le conoscenze anche di base che abbiamo sempre più approfondite, gli approcci molecolari, la conoscenza delle vie metaboliche che portano alla costituzione dei parametri qualitativi, consentono di lavorare per arrivare a questo obiettivo, che non è una chimera, cioè quello di avere appunto frutta bella e buona contemporaneamente. A Volterra vediamo la dimostrazione di cosa avviene nei laboratori. E riscopriamo ancora una volta una delle invenzioni più famose al mondo, realizzata proprio nelle serre pisane, il pomodoro nero. Tutti questi laboratori ora al Sant'Anna confluiscono nell'Istituto di Scienze della Vita. A Pisa è molto avanzata e con una tradizione secolare anche la ricerca nel diritto. Il nuovo istituto del Sant'Anna, presentato ufficialmente pochi giorni fa, si chiama DIRPOLIS, appunto, diritto, politica, sviluppo. Ecco il professor Paolo Carrozza. Facciamo subito un esempio. Lei nel campo del diritto che ricerche sta conducendo adesso? Beh, lì alla scuola stiamo facendo ricerche sia dal punto di vista del welfare, delle modalità in cui si trasforma in questo momento il welfare, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'assistenza sociale, che è una cosa abbastanza interessante e nuova, che pochi studiano in Italia, e poi ricerche di altro tipo, tutte orientate al multilivello, alla dimensione internazionale e sovranazionale del diritto. Sono due cose che sembrano lontane, ma in realtà vanno bene insieme. E ha cercato di far capire a questi giovanissimi studenti che il diritto serve come la parte quotidiana della nostra vita. Sì, il titolo era provocatorio, a che serve il diritto, era per dire che serve, insomma, e che tutto sommato ancora oggi è utile studiarlo, nonostante che a volte si dica che tutta l'illegalità ormai è diffusa, ha prevalso sulle regole, su tutto, ma invece serve ancora studiarlo, per capire cosa siamo, chi siamo e forse anche dove andiamo. Alla professor Pier Domenico Perata, che alla Sant'Anna insegna fisiologia vegetale, chiediamo cosa secondo lui devono fare le istituzioni per favorire la ricerca in Italia e non solo nel suo ambito. La risposta è banale: investire di più, perché investire soldi in ricerca è un investimento per le generazioni future, è un investimento per il nostro paese, per renderlo più competitivo oggi e domani. Solo questione di soldi? È anche questione di come questi soldi poi vengono distribuiti, quindi i soldi devono essere di più, ma devono anche essere distribuiti ai gruppi di ricerca che hanno dimostrato nel passato di saper fare veramente ricerca a livelli internazionali e di eccellenza. Lei qui a Volterra presenta anche il suo settore, quello di scienze agrarie. Come si caratterizza la Scuola Sant'Anna? La Scuola Sant'Anna si è sempre di più caratterizzata in questi anni con due macro aree di studio nell'ambito delle scienze agrarie, quindi le scienze agrarie più tradizionali legate al territorio, all'agricoltura, alla produzione, e le biotecnologie agrarie, quindi le nuove tecnologie applicate alle piante essenzialmente, perché l'ambito prevalente e privilegiato di studio per noi del settore di scienze agrarie alla Scuola Superiore di Sant'Anna è la biologia delle piante applicata all'agricoltura. Giacomo Delle Donne invece parla del settore di diritto, giurisprudenza. Come si distingue al Sant'Anna? Dunque, io segnalerei alcuni punti. Fin dal corso ordinario gli allievi vengono avviati alla ricerca, che è un aspetto molto positivo e che distingue la realtà della scuola, in particolare nel settore di giurisprudenza, da quella delle altre università italiane. Segnalerei poi la ricchezza di contatti con istituzioni universitarie e non solo, italiane e internazionali, che consentono di arricchire in maniera significativa il percorso di studi durante i 5 anni del corso ordinario. Computer e arte, matematica e genialità. La musica di Leonello Tarabella esce dalle sue mani, che si muovono nell'aria, ora su un pianoforte virtuale, ora su un caleidoscopio di immagini e colori.
Questa musica informatica Tarabella l'ha studiata in America, poi l'ha sviluppata a Pisa al CNR insieme al suo maestro Pietro Grossi. Prima delle sue esibizioni racconta al pubblico una inedita e affascinante storia della musica. Si emoziona quando sottolinea la bellezza delle colonne sonore dei primi film di fantascienza negli anni 50. Si illumina quando pensa alle potenzialità dei computer di oggi, certo molto superiori a quelli di 20 anni fa. A lui ora bastano un portatile, una telecamera che registra i movimenti e un software che ha inventato. Si muove sull'immagine e crea suoni diversi. Poi c'è questo strumento che invece riconosce i suoi gesti. E il gioco fondamentale sul genere di musica è appunto quello che viene chiamato il mapping dinamico, cioè la matrice di relazioni tra i dati che vengono forniti da questi programmi di elaborazione e poi il controllo della musica vera e propria. Musica in laboratorio. Musica in laboratorio e musica sul palcoscenico soprattutto anche, perché è chiaro, in laboratorio si faranno tutte le nostre esperienze da un punto di vista tecnologico e la preparazione del brano musicale, ma poi è chiaro che l'obiettivo è quello di andare davanti a un pubblico. E che risposta c'è di solito? Ma abbastanza buona. I giovani che lo seguono alla scuola di alta formazione di Volterra restano incantati. Quella di Tarabella sembra una magia. Di sicuro è il frutto del suo grande talento artistico e della sua lunga attività di ricerca che ancora oggi continua al CNR di Pisa. Chi è il suo idolo? Jean-Michel Jarre o qualcuno del genere? È in un altro settore, è nella musica jazz, che è Charlie Parker, il mio idolo. E perché? La musica un po' diversa. Esattamente, però diciamo in generale la musica jazz è una musica in cui si improvvisa soprattutto. Ebbene, questo concetto dell'improvvisazione è proprio il punto chiave di questo tipo di musica, perché è vero che si preparano i programmi per generare musica, ma è vero anche che l'atto improvvisativo, la gestualità del momento è fortemente importante nella produzione, nell'esecuzione e quindi nella performance. Computer, ricerca tecnologica d'assoluta avanguardia e genio creativo. Sì, un po', ovviamente.